Rassegna Sì, una rassegna stampa. Oggi abbiamo, diciamo, un parallelo, abbiamo per nostra volontà depennato le riviste esclusivamente sportive. Oggi abbiamo un parallelo tra la Gazzetta dello Sport e il Mattino di Napoli. Ah, che bello, che bello, sono curioso. Il sono Mattino curioso. Di Napoli esalta il nostro attaccante Gonzalo e dice che Gonzalo, l'attaccante più completo al mondo, nessuno è come lui. Ecco. Segue una bella intervista a Billy Costacurta, un ex grande difensore del Milan, oggi opinionista Sky. Esatto. Il quale dice che il Napoli comunque deve a Sarri la trasformazione di Higuain, perché anche se con Benitez andava bene, dobbiamo ammettere che è stato completamente trasformato. I 33 gol di Higuain si devono anche alla capacità di sfruttare le sue doti dell'allenatore sarriano. Ecco, esattamente. Perché praticamente nelle sue squadre, vedi Saponara, il gioco di Sarri, diciamo, dà un grande beneficio anche e soprattutto agli attaccanti. Ricordiamo che il Pepita e a 33 gol a sole due lunghezze dal raggiungimento da Nordal, e quindi noi speriamo che si eguagli o addirittura possa sorpassarlo, ma questo, diciamo, vedremo se il Frosinone sarà d'accordo. Speriamo che gli azzurri possano imporsi col Frosinone e festeggiare tutti felici e contenti. Per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport, ci dice in prima pagina: manovre da Champions, scatto Juve. Quindi fa anche un parallelo con altre squadre. Sì, praticamente la Juventus avrebbe sorpassato l'Inter per quanto riguarda Gabriel Jesus, una 19enne punta brasiliera, nonché la Juventus pare sia vicina anche Ozil dell'Arsenal. Ma sarebbe un grande colpo. Anche i nomi di Pjanic, Götze e Mkhitaryan. È il giocatore del Borussia. Borussia, esattamente. Poi per quanto riguarda la rubrica tenuta sempre da Gene Gnocchi, rompipallone. Ah, vai, sono curiosissimo. La diciamo tutta, è la stagione dei commiati. Dopo quelli di Toni, Di Natale, Bellini, ieri la felpa ha dato l'addio a Salvini. Come sempre grande Gene Gnocchi, grandissimo. Nella pagina, nelle pagine a seguire, addirittura la Gazzetta dello Sport, ricordando la scuola, si erge a insegnante e dà i voti ai compagni di scuola. Addirittura c'è una bella pagella per quanto riguarda le giovani promesse calcistiche italiane. C'è Andrea Belotti, praticamente ha avuto un bel 6.3 dal 5 del primo quadrimestre, è diventato, ha avuto questa promozione. Ricordiamo che forse il girone di andata, anche 21, forse non lo ha schierato sempre, e quindi ha carburato in ritardo, però comunque ha fatto vedere le sue qualità e anche ha fatto vedere il fatto che il Torino non è che abbia speso soldi in eccesso. Altri promossi sono anche Federico Bernardeschi, della Fiorentina, per il solo fatto che ha preso il mio nome, quindi io gli darei 10. E praticamente è stato promosso perché sta dimostrando grande maturità e ha risposto con applicazione, questo è il giudizio. Distratto in area, un solo gol, ma meriterebbe una vacanza studio in Francia. Ecco, perché là ci fa, diciamo, c'è praticamente un insegnante di gol, forse. Probabilmente. Ma c'è Insigne? Insigne, no, attenzione, queste sono le giovani promesse. Ah, giovani promesse, è dato già, okay, come, già come talento affermato. Ha superato la soglia di quelli che devono affermarsi. Ok. Tra i promossi troviamo anche Gianluigi Donnarumma del Milan, che diciamo ha avuto dagli 8 di primo e secondo quadrimestre, ha avuto una media voto Gazzetta di 6.26. Meritato. Grandi capacità espressive, quando mai si è visto che parlava in italiano. Comunque no. Ha parlato in sapiese e questa lingua gli basta per il momento. Continua, rispettato i compagni, sempre a suo agio. Personalità, e personalità. Per quanto riguarda altri promossi, tra i promossi c'è anche Rugani, è sfruttato pochissimo, però nelle sue presenze ha dato sempre, diciamo, il meglio, e quindi rientra a far parte di quella
scuola Juve, che molti dicono è difficile fare, certo, entrare. Poi, esatto, poi c'è da aggiungere che non è semplice sostituire due colonne come Chiellini e Barzagli, che hanno avuto qualche problemino fisico nell'arco della stagione. Quindi sì, merito al difensore ex Empoli, allenato da Maurizio Sarri al tempo. Per quanto riguarda sempre altre notizie sportive, la Gazzetta dello Sport, pagina 10, cosa ci dice? Cosa ci dice? Che Coulibaly e Jorginho, da scarse pedine, sono stati fatti, diciamo, resuscitare da Sarri. Mm-hmm. Cioè entrambi erano in lista di sbarco, ecco, erano già con la barca a motore avviato, ecco, sono invece stati fatti rientrare indietro perché giustamente Sarri non si è fatto condizionare e adesso hanno una loro valutazione. Giusto così. Sempre per quanto riguarda altre informazioni sportive, dobbiamo anche parlare delle piccole, perché sennò parliamo sempre delle grandi, non ci troviamo. No, ma infatti, quindi piccole? E praticamente per quanto riguarda l'Empoli, che è un'isola molto felice, si parla che Giampaolo abbia deciso di rimanere sulla finestra, cioè ha deciso di non accettare il rinnovo che il presidente Fabrizio Corsi gli ha prospettato, ma di giocarsi questa chance, cioè una sorta di stand by. Sì, ha fatto vedere a tutti che lui comunque è bravino, sa il fatto suo, adesso attende altre offerte perché non vorrebbe stagnarsi ad Empoli. Ecco. D'altronde l'Empoli, che diciamo è una fucina di campioni a livello di allenatori, sta vagliando la situazione. Non è detto che ci sia una carta a sorpresa. Scopriremo solo di la carta a sorpresa, la diciamo tutta, è nome e cognome di Giovanni Martusciello, allenatore in seconda sia di Sarri che di Giampaolo, è stato mantenuto a Empoli dal presidente Corsi con una mezza promessa e questa si realizzerebbe. E quindi diciamo a tutto tondo che c'è questa mezza parola per quanto riguarda l'Empoli. Per quanto riguarda l'Inter, ancora ci sono delle manovre, perché come sai l'Inter deve anche vendere, perché la situazione addirittura del presidente Toir, non so se lo sai, potrebbe, ha già venduto potrebbe il 30% dei biglietti della prossima stagione, ecco, campagna acquisti, ecco, per far cassa. Adesso deve un attimino vagliare un attimino chi va ceduto e chi va mantenuto. No, a livello diciamo di prostituzione, chiaramente, noi diciamo a livello sportivo. Ci sono altre notizie interessanti? Per quanto riguarda altre notizie, ci sta il Milan, ancora non si sa se la cordata cinese la spunti. Ecco, a proposito. E questo fatto di essere in una fase di incertezza, cinese sì, cinese no, chiaramente la situazione debitoria è alquanto pesante. E quindi programmazione se ne farà poco o niente. E quindi rispunta la conferma di Balotelli, che era dato sicuro partente. E questa sarebbe una grande sorpresa. Per quanto riguarda l'ultima notizia della Gazzetta, sulla panchina del Torino, mentre in un primo momento era data per certa rente contratto Ventura, non si sa se ci sono i propositi di rimanere, anche perché c'è un mezzo spiraio della nazionale, questa porta è ancora aperta per tutti quanti. Però, tanti candidati. Però in alternativa c'è anche Mihajlovic, che sarebbe ben voluto, e su questo io direi di fare una chiosa su questa ottima rassegna stampa.